Salve ragazzi, allora in questo video come preannunciato vedremo un esperimento mentale per convincerci del principio di equivalenza tra massa ed energia, ovvero per convincerci del fatto che se un corpo riceve un'energia E, la sua massa cambia della quantità delta m uguale E per E diviso c quadro. Allora, l'esperimento consiste in questo. Immaginate un corpo di massa m. Osserviamolo da un sistema di riferimento S, il corpo rispetto al sistema di riferimento S è fermo, quindi noi che stiamo nel sistema di riferimento S, guardiamo il corpo è fermo. Per esempio, il corpo potrebbe essere fermo rispetto alla Terra, quindi noi dal nostro laboratorio siamo fermi e guardiamo il corpo e lo vediamo fermo. Il corpo riceve contemporaneamente due lampi di luce. Okay? Ho indicato con queste frecce il tragitto dei lampi di luce, ma anche la loro quantità di moto, okay? Che dipende dalla velocità. Quindi P1 e P2 incidono contemporaneamente sul corpo di massa m. P1 e P2 sono le due quantità di moto e sono uguali tra loro, okay? I due lampi di luce sono perfettamente identici, equivalenti. E allora il corpo riceve questa quantità di moto totale, okay? Ricordiamoci che già dalla fisica classica la quantità di moto può far cambiare la velocità di un corpo, ok? Ma P1 e P2 sono uguali opposti e quindi in totale il corpo sta ricevendo una quantità di moto nulla. E in pratica possiamo dire che il lampo che arriva dall'alto lo spingerebbe un po' verso il basso, il lampo che arriva dal basso lo spingerebbe verso l'alto con la sua pressione di radiazione, ma queste due pressioni opposte determinano che il corpo rimane fermo. La quantità di moto totale che stiamo fornendo al corpo è zero, quindi è corretto dire che la velocità finale del corpo rimane zero. Quindi l'interpretazione di quello che accade dal sistema di riferimento S, secondo cui il corpo è fermo, è perfettamente banale. Adesso mettiamoci in un nuovo sistema di riferimento che rispetto ad S sta andando all'indietro, si sta muovendo in orizzontale verso sinistra. Immaginate che noi guardiamo il corpo da un veicolo in movimento, il veicolo va incontro al corpo e quindi è come se il corpo andasse avanti, ok? Se noi adesso guardiamo il punto di vista del sistema di riferimento nuovo che voglio considerare, il sistema di riferimento rispetto a se stesso è sempre fermo e lui vede il corpo andare verso destra, ok? Anche se in realtà il corpo è rimasto quello che era, è il sistema di riferimento che si sta muovendo. Quindi io osservo questo fenomeno mentre mi trovo in un'automobile che corre verso il corpo M, okay? Che corre verso sinistra. E allora l'automobile corre verso sinistra, ma io che sto dentro l'automobile non mi rendo conto del movimento dell'automobile, ma vedo che è il corpo che mi sta venendo incontro. Quindi il corpo, rispetto al sistema di riferimento S', che adesso voglio prendere in considerazione, a questa velocità v orientata in orizzontale verso destra. I lampi di luce adesso li vedo inclinati, ok? Se il corpo sta correndo in questa direzione, i lampi di luce rispetto al corpo provengono da una posizione che è un po' più arretrata, quindi eseguono questo tragitto qui e comunque colpiranno il corpo, questo è un fatto oggettivo, e gli forniranno quantità di moto. Secondo l'interpretazione precedente, forniscono in totale una quantità di moto zero e ciò giustificava il fatto che il corpo restasse fermo. Adesso arrivano questi due lampi di luce con questa quantità di moto che ha una componente verticale e una orizzontale, ma le componenti verticali è ancora vero che si bilanciano perfettamente, ma le componenti orizzontali sono entrambe dirette verso destra e quindi non si bilanceranno. Il corpo riceverà una componente. Una quantità di moto che ha una componente orizzontale, non nulla. Okay? Quindi, secondo la fisica classica, il corpo dovrebbe prendere velocità verso destra, il che è impossibile visto che non coincide con quello che abbiamo osservato all'altro sistema di riferimento. Ora, per capire un attimino quello che sta accadendo, vediamo intanto come si scrive la quantità di moto iniziale del corpo ed è m per v, massa per velocità. Questa è la quantità di moto che il corpo ha all'inizio. Ok, potrebbe anche essere zero, ovviamente. A questa va sommata
una variazione di quantità di moto, che è la quantità di moto che gli arriva tramite lampi di luce. Ora, questa quantità di moto aggiuntiva, qui vedete scritta con questa formuletta, vediamo come si arriva a questa formuletta. Quindi vediamo come si arriva a questa formuletta. Immaginiamo che ognuno dei due raggi abbia un'energia e mezzi, in modo che l'energia totale di tutti e due i raggi sia E. La quantità di moto che arriva con un raggio è E fratto 2C. Sarebbe E fratto C dalla formula che abbiamo visto nel video precedente, richiamando le onde elettromagnetiche, però c'è quel 2 al denominatore perché l'energia è E mezzi, non è E. Quindi E mezzi fratto C. Però questa è la quantità di moto totale, cioè per intenderci il vettore inclinato così come lo vedete. Questo P1 o questo P2 sono uguali e sono pari a questo E fratto 2C. Io devo valutare la quantità di moto orizzontale. Qui ho scritto la formula risultante, ma vediamo come si arriva. Quindi il problema è valutare la componente orizzontale di questa quantità di moto. Per farlo non posso operare secondo la fisica classica, ma devo fare questo ragionamento, guardate. Allora, qui ho riportato due vettori inclinati, che sono la quantità di moto e la velocità del raggio di luce. Sono parallele, quindi hanno la stessa direzione. Quindi il raggio di luce ha una velocità c, diretta in senso inclinato, in direzione inclinata, e una quantità di moto p, anch'essa diretta esattamente come la velocità c. Quindi in rosso vedete il vettore velocità e in blu il vettore quantità di moto del raggio di luce che sta arrivando. Le componenti verticali non sono rappresentate perché non mi servono a niente, perché qui c'è una componente verticale di quantità di moto, c'è anche qui e si annullano. Sono quelle orizzontali che mi servono per metterle in quella formula perché si sommeranno. Qui abbiamo la componente orizzontale della velocità. E qui abbiamo la componente orizzontale della quantità di moto. Ragioniamo un attimo sul diagramma della velocità. Cosa sappiamo? Sappiamo che la velocità in direzione orizzontale deve essere v. Perché? Perché il raggio di luce in realtà è verticale. È il fatto che il corpo si muova ad attribuirgli una velocità orizzontale uguale alla velocità del corpo. Inoltre, qui sto sfruttando una regola, un assioma importante introdotto da Einstein. Anche se il raggio di luce era verticale e adesso lo sto osservando orizzontale a causa del mio sistema di riferimento, la sua velocità totale, quindi il vettore inclinato, rimane c. Sto sfruttando il fatto che, secondo l'assioma della relatività fondamentale di Einstein, il secondo, la velocità della luce è c in qualsiasi sistema di riferimento. Quindi, anche se sono in un sistema di riferimento in movimento, e quindi a causa di questo il vettore velocità totale del raggio di luce lo vede inclinato, questo avrà sempre modulo c. Ok, la velocità è fatta in questa maniera: vettore totale inclinato di modulo c, componente orizzontale v, perché la componente orizzontale è dovuta solo al fatto che il corpo si sta muovendo. Nel primo sistema di riferimento in cui il corpo stava fermo, questa velocità orizzontale non c'era. Andiamo al diagramma dei vettori delle quantità di moto. Sono paralleli, quelli della quantità di moto sono paralleli a quelli della velocità. Però la quantità di moto totale è P, ok? E P si calcola come E su C, e in questo caso dove l'energia del raggio non è E ma E mezzi diventa E su 2C. Mentre questa è la componente orizzontale della quale non so nulla e voglio trovarla. Siccome questi due triangoli che si vengono a formare sono simili, posso fare una proporzione. Px sta a P, come P sta a C. E da qua si ricava che Px è V fratto C per P. Px è V fratto C per P. Questa che ho evidenziato è E fratto 2C, che è il valore di P che ho ricavato da qui. Quindi quel diagramma dei vettori, quel ragionamento serve a ricavare questa relazione. Quindi siamo partiti dalla formula che mi dà la quantità di moto del singolo raggio e della formula derivante dalle equazioni di Maxwell, della teoria sulle onde elettromagnetiche. Il 2, ricordo, c'è solo perché l'energia del singolo raggio l'ho chiamata E mezzi. Okay? Con quel ragionamento sui vettori calcoliamo la componente orizzontale di P. E quindi la quantità di moto finale del mio corpo, che ha ricevuto i due raggi di luce,
MV, che era la quantità di moto che aveva inizialmente, più l'incremento di quantità di moto. L'incremento è il doppio di questa, perché l'incremento è dato dalle due componenti orizzontali, una qua, che sono le due che rimangono, mentre le verticali si semplificano. Quindi perché il doppio? Perché sono due componenti uguali che si sommano. Quindi arrivo a scrivere questa. Ma questa mi dice che la quantità di moto finale è aumentata. Mentre all'inizio avevo una quantità di moto m per v, quindi massa m e velocità v, ok? Adesso avrò una quantità di moto più grande. Quantità di moto più grande in fisica classica significa solo una cosa: velocità più grande. Ma non è possibile, perché il primo sistema di riferimento, quello dal quale osservavo il corpo fermo, dopo l'arrivo del raggio di luce vede che il corpo è ancora fermo e quindi questo non può cambiare. Il corpo, se prima andava a velocità v, secondo il sistema di riferimento in movimento, anche dopo aver ricevuto i raggi di luce deve continuare ad andare a velocità v. Ok? Perché nel primo sistema di riferimento non cambiava velocità, era fermo e rimane fermo. Nel secondo sistema di riferimento non deve cambiare velocità, altrimenti non è più vero che le leggi della fisica valgono allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ok? E allora, se la quantità di moto è aumentata, ma non è aumentata la velocità, siccome la quantità di moto è massa per velocità, se aumenta la quantità di moto, aumenta la velocità, e a mio avviso non può essere. O aumenta la massa, che per la fisica classica è impossibile, ma in realtà è questo quello che accade. E allora, se prendiamo questa quantità di moto finale, ok? Aspettate che è un colore poco leggibile, ecco qua. E mettiamo una velocità in evidenza, ok? La scriviamo dopo la V, perché la quantità di moto sapete che si può pensare sempre come massa per velocità, quindi la V la lascio a secondo, dopo diciamo, come secondo termine della moltiplicazione. Tutto ciò che raccolgo lo metto prima e diventerà la nuova massa, ed è m più e fratto c4. Quindi vedete che la massa adesso non è più m come era all'inizio, quantità di moto m massa per velocità V, ma la quantità di moto adesso è m più e su c4. Cos'è successo? Che l'energia E, che è stata fornita da due raggi di luce, ciascuno aveva energie mezzi, quindi insieme mi forniscono energia E, si è trasformata in un incremento di massa. Adesso il corpo, per aver ricevuto quei due raggi di luce, ha una massa che è E su c quadro in più rispetto alla massa M che aveva prima. Questo fa sì che la sua quantità di moto possa essere aumentata, perché si sono aggiunte le quantità di moto dei raggi di luce. Ma nonostante ciò, la sua velocità non è variata. Attenzione che il fatto che la velocità sia zero o no non è un fatto assoluto. In un sistema di riferimento la velocità appare zero e continua a essere zero dopo l'impatto con i raggi luminosi. In un altro sistema di riferimento c'era una velocità v, perché era il sistema di riferimento a muoversi, ma dopo l'impatto con i raggi luminosi la velocità continua a essere v. Ok, ragazzi. Guardate attentamente questi video, so che sono magari un poco più complicati rispetto ai precedenti, e se avete dubbi, questioni o altro, contattatemi nel gruppo classe, ok, nella chat di WhatsApp. Vi saluto, arrivederci.